Siamo in mezzo al golfo, al fiordo. Stiamo andando a 16 km orari. Wow. Già. Siamo sbarcati A Farnese. direzione Andales. 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 Andale, andale. Andales. Come cacchio si legge? La porta. Non riesco a leggere proprio perché Ma perché siamo abituati. mettono una vocale tra una Infatti, è un casino. Vabbè, comunque andiamo per quella strada. Ancora sulla 64 siamo. Stiamo andando a vedere il troll più grande del mondo. Forse. Forse se c'è ancora. Che spettacolo. Bello, eh? Dove ti ho portato? Non me l'hai ancora detto oggi. Mentre siamo arrivati in quel posto. Che bello quanto. Là c'è un campeggio. Allora, abbiamo preso la strada per Trollstige. Adesso qui non mi serve la mappa. Mettiamo la mia. Vediamo un po'. Però devo fare la pipì, ragazzi. Devo fare la pipì, mi devo fermare. Ho cambiato il colore delle case, guarda, tutte bianche. I veicoli oltre i 12,4 metri non possono circolare. Oltre i 12 metri. E noi siamo alla Passano metà. Che piano, sono un parcheggio di persone bello, che cazzo. si affacciano sulle curve, con la scavalcata su. Ero convinto che fosse un'altra parte. Un'altra parte. Ma che bello, cos'è questo? Un campeggio. Guardate che campeggio, che bello. C'è il wifi. Non c'è scritto il costo del wifi, no? Che bello, è aperto. Ah, eccolo qui il troll, cazzo, orca miseria. Enorme, guardalo, il troll con due teste. È vero. No, mi devo fermare qua. No, bisogna Ma lì fare. apparentemente può entrare anche lì dentro. Non si può entrare di qua. Eccolo qua, il trollone con tre teste. Ah, c'è anche la ricetta. Ci sono anche i souvenir, ragazzi. Forse è il caso di mettere la giacca, che dite? Vedo che sono tutti ingiacchettati. Ok, mettiamo la giacca. No, troppo bello. Trollstige. Eh? No, sto campeggio qua è troppo bello. Eh? Effettivamente qua sopra Troppo sono bello sto campeggio. bellissimo. Ma ti facciamo una foto, va. Siamo entrati a chiedere per il camping, sono due ragazzi italiani che lavorano dentro. Solo che mi sa che non ci fermiamo perché il wifi è libero ma è lento. Io devo caricare i video, è troppo lento. Riprendiamo la strada per dei tornanti. Quanti tornanti sono? 10-11. Ah, beh, dai, rispetto allo Stelvio, cosa sono? 10-11. 37. Aiuto. Non più di 13 metri, Ant. Se riesci ad andare con un 13 metri. Che bella questa, Mizzica. Non riesci a fare una foto? Una foto al volo. Quindi va indietro. Già, contiamo i tornanti, vediamo se sono 10 come dicono. Uno l'abbiamo fatto. E va proprio in là, come trovi il Guardate treno? Guardate la strada che si vede, tutta che sale. E beh, tipo Stelvio, tipo. La barra è aperta. Chissà i turisti che ci sono qua in estate. Guarda quel ponte Lanto, guarda quel ponte. Ragazzi, guardate il ponte sopra la cascata, non so se si vedrà Con la perché. cascata. Guardate, c'è
cascata spettacolare. Aspetta che mi fermo. Aspetta, magari se vai più avanti non lo mandiamo a sì, sì, infatti, vogliamo. Che spettacolo! Ma se questo qui cos'è? Il secondo o il terzo di tornante? Secondo? Sai che non mi ricordo. È Gustavsk. Vabbè, poi li possiamo contare sulla Madonna, guardatevi lì. Quella cascata lì è proprio tanta roba, ragazzi. Tanta roba. Sì, sì, la sto filmando io. Adesso poi quando... L'ho presa proprio bene, guarda. Infatti che l'ho già filmata prima. Uno sale, uno scende? Wow ragazzi, guardate, fantastico. L'Antonella non voleva venire. Spettacolo! È alto? Sì, ma ti bagna tutta la strada. Cioè, sì, sì, va, bagnato il vetro. Fantastico! Forse uno dei posti più belli che ho visto. No, c'è una classifica. Vabbè, se ne fa. Talmente tanti. Vabbè, la strada qua sembra un po' lo Stelvio che va sì, su. Vabbè. Solo che lo Stelvio è a 37, ritorna. Sì, beh, lo Stelvio è anche uno dei passi più alti d'Europa. Spettacolo, va, Nicca Sbigge, c'hanno tutti i nomi tornati. Sì, noi ci rimettiamo a guardarli, come li chiamano. Mica quel posto a punto panoramico là in alto, l'hai visto? Sì, l'ho visto. Adesso ci fermiamo lì. Brrr, forse è meglio mettere su una giacca però, sì, ragazzi. Sì. Perché? Non è che fa proprio caldo, siamo a 500 metri, non è che siamo a... 500 metri? Sì, sembra di essere a 2000 metri, cazzo. Ragazzi, sembra di essere a 2000 metri, siamo a 515 metri. Quella montagna là davanti a noi sarà a 700. Sì. Guardate lì, sembra una montagna di un 3000 quasi. Sembra proprio incredibile. Che posto, tornantino. Questo si chiama Lisbes. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Allora, sono 11 tornanti, ne ho contati adesso. Ecco questi cazzo di tornanti. Su Google non c'era, dai Anto, scherzo.
Qui abbiamo un altro shop, dopo andiamo a vederlo. Non so lì cosa c'è. No, dove si passa quella strada? È di là bisogna. Mi sa che si passa di qua. Qui abbiamo una passerella sul fiume. Guardate che roba. Pazzesco. È tutto artificiale, guardate. No, ma questa montagna qua. Bestiale. Adesso stiamo andando a vedere il secondo viewpoint. C'è ancora la neve, ragazzi, qua. L'ultimo viewpoint, ragazzi. Ragazzi, l'ultimo. Vediamo un po' com'è il panorama. Wow. Spettacolare, spettacolare. Ragazzi, sono comprato un cappellino nuovo qua, no, qua giù l'ho preso, lì a dove c'erano i trolls. Ti piace? Come sto? Sto bene? Sei bellissimo. Sono bellissimo. Va bene, andiamo a cercare un posto per dormire. Ragazzi, non ci avevo pensato alla neve qua per posteggiare. Guarda qua, allucinante la neve. Beh, mi sa che il posto lì c'è ancora un mucchio di neve, ragazzi. Dobbiamo scendere. Dobbiamo scendere, guardate che roba. Sono già le 6. Il posto c'è, però siamo storti. Mamma mia, guarda questi. Dentro al ciclista. Vediamo. Forse ci siamo. Ok, ragazzi, ci siamo messi a posto per stanotte. Guardate un po' come sta diventando il tempo. Nevica, alto. Nevica. Sta nevicando. Eh sì. Nevischia. Incredibile. Bella aperitivino, ragazzi, in mezzo alla neve ci sta proprio. Antonellina, che dici? È vero. Antonellina la vedo un po' giù, però. No. Forse per il freddo, non lo so. Dalla sole. Comunque c'è un casino di neve, ragazzi. È incredibile. Vabbè, l'avete già vista prima, dai. Mangiamo il nostro guacamole qua, la nostra salsina e le olivette. Thank you.
ragazzi, provo a uscire a vedere com'è, fa due passi, tanto per digerire un po' al fresco. Sto perdendo un pezzo. Oh, un po' d'aria. Oh, nevischia, nevischia un po'. Vediamo un po' se quanto riesco a star fuori. Dobbiamo scommettere che non passa una macchina tutto il tempo che sto fuori a camminare. Vediamo un po' se ho ragione. Magari se si apre un po' farei un bel time lapse. No, ho sbagliato, cazzo, neanche l'ho detto che ne arriva già una di macchina. Sta già arrivando la macchina. Sta meglio forse qua che ieri quando pioveva. Perché almeno è più secco, non lo so, si sente meno il freddo. Quando piove proprio ti entra nelle ossa, è brutto. Invece anche adesso ne nevischia un po', viene giù un po' la neve, però non si sta male. Guardate la neve che c'è qua, ragazzi, ancora. Pazzesco. Pazzesco. Che pace, ragazzi. Pace assoluta. È arrivato un altro camper, ragazzi, sta mettendo i cunei. Domani andiamo giù per questa strada, non so bene dove si va, però abbiamo visto che alla fine va bene per andare verso Oslo. Andiamo giù di qua, ma si sta bene, dai. Non fa neanche tanto freddo, solo le mani ho freddo. Ragazzi, con questa bella spianata qua, tutto bianco, posso tornare al camper. Bellissimo. Ci vediamo domani. Adesso vado al camper, al calduccio, vado a letto e domani se ne riparla. Ciao ragazzi.